di come si stabiliscono connessioni quando bisogna rimanere nascosti agli occhi del mondo. È una situazione molto, ma molto più frequente di quello che potremmo pensare e non sto pensando alle nostre vite private, eh, sia chiaro. Sto pensando a situazioni, come dire, pubbliche. Per esempio, due volte all'anno si corre il palio di Siena. Ogni volta, qualche giorno prima del palio, a luglio e poi ad agosto, vengono sorteggiati i cavalli delle contrade. E le contrade negoziano con i fantini e ogni contrada che corre assume un fantino. Dopodiché tra il cavallo e il fantino c'è questa differenza, che il cavallo una volta sorteggiato per la contrada diventa un essere sacro, che viene trattato con tutti gli onori, portato nella chiesa della contrada e benedetto, eh, con il parroco che gli dice torna vincitore. Il fantino... Partecipa anche lui alla benedizione, va detto, onor del vero, ma è considerato unanimemente dalla Contrada un mercenario pronto a vendersi e a tradire. E la verità è che il paio di Siena è così divertente proprio perché in realtà c'è una rete incredibile di contatti segreti, di trucchi illegali, di accordi vergognosi. Tutti sanno che i Fantini sono pronti appunto a vendersi, a accettare soldi per perdere, a accettare soldi per aiutare un Fantino a far perdere un'altra contrada. Eh, questo lo sanno tutti, i senesi adorano questa cosa, però ogni contrada preferirebbe che il suo Fantino non si impegnasse a vendersi e a tradire. Di conseguenza il Fantino nell'istante in cui viene assunto qualche giorno prima della gara, Viene preso in consegna dalla contrada, vive quei giorni nei locali della contrada, guardato a vista da due nerboruti contradaioli, gli sequestrano il cellulare. In quei giorni il fantino non deve comunicare con nessuno. Tuttavia, i fantini riescono lo stesso a mettersi d'accordo e a organizzare i loro vergognosi, appunto, i loro combine segrete. Come fanno? Ogni giorno prima del palio c'è una prova generale. E al momento della prova generale, dall'istante in cui i Santini salgono in sella, escono dal palazzo, vanno al canapo di partenza, e se voi guardate, e la stessa cosa succede poi la sera stessa del palio, i cavalli vanno al canapo, poi qualcuno si imbizzarrisce, torna indietro, allora si dà il segno, tutti tornano indietro, fanno un po' di strada, stanno lì, poi cercano di riportare i cavalli in linea, passano molti minuti, a volte anche di più, eh, in queste manovre, tanto che uno si stupisce che questi fantini così bravi non siano in grado di controllare meglio i loro cavalli. In realtà tutti sanno che in quei pochi minuti in cui sono lì a cavallo, sulla pista, sotto gli occhi di decine di migliaia di persone che affollano la piazza, sotto gli occhi delle televisioni, in quei pochi minuti i fantini comunicano clandestinamente fra loro, hanno un gergo, hanno dei segni, in pochissime parole sanno capirsi, del resto sono quasi tutti sardi, gente già di poche parole per conto suo, in quei pochi minuti e fino all'ultimo, fino ai pochi minuti in cui si sta per partire per il palio vero, in quei pochi minuti passano gli accordi, con cifre mi hanno garantito a Siena di centinaia di migliaia di euro per far vincere o per far perdere quella contrada. Dunque sotto gli occhi di tutti i fantini ci riescono. Anche storicamente a me è capitato di imbattermi in situazioni in cui uno non l'avrebbe detto e invece si era costretti a cercare di comunicare clandestinamente. Vi faccio un esempio che a me ha molto colpito. Eh, la corte del re Sole, il palazzo di Versailles. Ci sono le memorie del duca di Saint-Simon, che ha lasciato molti volumi di memorie sugli ultimi anni del re Sole, fine 600, inizio 700. Sono memorie meravigliose. Il duca di Saint-Simon è un cortigiano di altissimo rango ed è un pettegolo straordinario. È uno snob feroce che è capace di raccontare in 100 pagine il processo che ha fatto al duca di La Rochefoucauld per sapere quale dei due deve stare davanti nella fila dei duchi che entrano a salutare il re al suo risveglio. E il duca di Saint-Simon a un certo punto racconta una cosa che io ho trovato sbalorditiva. Quando era ancora giovane voleva sposarsi e ha negoziato a lungo con un altro duca, il duca di Bovillet, perché voleva sposare una delle sue figlie, quale poi vediamo, ci mettiamo d'accordo, insomma, ecco, eh, sono negoziati complessi, un matrimonio fra le famiglie di due duchi è un affare di Stato e loro non vorrebbero che si sapesse troppo presto che loro stanno negoziando, tanto più che poi non si mettono d'accordo alla fine, con grande rincrescimento di entrambi, allora non vogliono che si sappia. Risulta che parlarsi a Versailles, in mezzo alla folla dei cortigiani, senza che tutti lo vedano e comincino a spettegolare, è impossibile. Bisogna trovarsi in segreto. Allora, per trovarsi in segreto un mattino al lever del re, cioè al momento in cui appunto il re si sveglia, tirano le cortine del letto e fuori ci sono 500 cortigiani che lo aspettano, uno con la camicia, uno con la bacinella, ecco. In quel momento, in mezzo alla folla, il duca di Bovillet, passando vicino al duca di Saint-Simon, facendo finta di niente, gli sussurra all'orecchio. Troviamoci alle tre oggi pomeriggio nell'appartamento del duca di Borgogna. Eh, il duca di Borgogna è il figlio del delfino, erede presuntivo al trono. Il duca di Bovillet è il suo governatore. Sa che alle tre del pomeriggio il giovanotto gioca a tennis. Quindi nell'appartamento del duca di Borgogna in quel momento non ci sarà nessuno perché tutti i suoi cortigiani saranno lì a battere le mani al duca che gioca a tennis. Saint-Simon quel pomeriggio si reca attraverso il palazzo di Versailles, questo palazzo immenso, eh, pieno di appartamenti chiusi, appartamenti aperti, pezzi in costruzione, cantieri, corridoi ciechi, non è, non è un palazzo, è una città. E in questa città lui si reca agli appartamenti del duca di Borgogna, dove in quel momento non ci dovrebbe essere nessuno. Poi racconta nelle sue memorie, si incontrano sempre degli scocciatori. Andando in là incontra ben due altri cortigiani, i quali sanno benissimo che lì lui, San Simone, non ha niente da fare. Perché va lì? Che il duca di Borgogna non c'è in quel momento. E quindi a entrambi deve inventare una scusa poi finalmente arriva, c'è una porta chiusa, c'è un valletto di fiducia che l'altro duca ha messo lì dicendo fai entrare solo San simon non fai entrare nessun altro. E vanno avanti così per settimane a negoziare, dandosi appuntamenti in corridoi ciechi, in ali in costruzione, in mezzo a queste migliaia di cortigiani il cui mestiere è di guardarsi l'un l'altro e di scoprire tutti i segreti che ognuno di loro cerca di nascondere. Insomma... Può capitare nelle situazioni più inaspettate di dover comunicare in segreto. È capitato anche molte volte nella storia italiana recente. Qui vi faccio un esempio che eh, appartiene a una storia tragica, alla storia del rapimento Moro. Però l'esempio in sé è un esempio, francamente, non voglio dire comico, ma insomma, assai bizzarro. Del resto forse lo conoscerete. È la storia della seduta spiritica. E del cosiddetto covo di via Gradoli. È il 2 aprile 1978. Moro è in mano alle BR da due settimane. In tutta Italia si fanno frenetiche ricerche. E quella domenica, 2 aprile, in una casa fuori Bologna, un gruppo di amici si trovano con le famiglie per passare la domenica. Piove, allora il pomeriggio decidono, per passare il tempo, di fare una seduta spiritica. Non sono persone qualunque, questo gruppo di amici sono professori dell'Università di Bologna. Uno di loro si chiama Romano Prodi. Siccome sono tutti cattolici di sinistra, fanno la seduta spiritica e decidono di interrogare gli spiriti di Don Sturzo, fondatore della DC, e di Giorgio Lapira. Gli spiriti convocati dettano col piattino un nome, Gradoli. Cos'è Gradoli? Cos'è Gradoli vanno a vedere? Gradoli è un paesino in provincia di Viterbo. Allora mettono sul tavolino ho oh, notato questa cosa che vi sto raccontando, che sembra il delirio di un romanziere. È, è storia è accertatissima, verbalizzata. Mettono sul tavolino una carta geografica. Il piattino, guidato dallo spirito di Lapira, si muove e si ferma sulla provincia di Viterbo, dove c'è il paesino di Gradoli. Ora, fin qua è già una storia abbastanza curiosa. Il seguito è ancora più curioso, è una vera storia italiana di quelle che non riusciremo mai a dipanare fino in fondo. Perché il giorno dopo il professor Prodi, tornato a Bologna, va alla Digos e racconta della seduta spiritica che ha portato fuori il nome di Gradoli. Il giorno dopo ancora il professor Prodi va a Roma e parla di questa faccenda al capo ufficio stampa della DC. Il capo ufficio stampa della DC va al Ministero dell'Interno. E racconta la seduta spiritica a un collaboratore del ministro degli interni, Cossiga. Il collaboratore di Cossiga ne parla al capo della polizia, dottor Parlato. E il dottor Parlato, sulla base della seduta spiritica, ordina un rastrellamento nel paese di Gradoli. Il rastrellamento non porta a nessun risultato. Questa faccenda della seduta spiritica è talmente circolata fra le persone coinvolte da vicino nel rapimento Moro che perfino la signora Eleonora, la moglie di Moro, lo viene a sapere. E la signora Moro racconterà poi che lei ha parlato con la polizia di questa cosa e ha detto, ma non è che questo gradoli invece è il nome di una via? E i poliziotti le hanno detto, a Roma non c'è nessuna via gradoli. Se ne ricorderanno due settimane dopo, quando in un alloggio in periferia a Roma c'è una perdita d'acqua, i vicini chiamano... I vigili del fuoco, i vigili sfondano la porta, entrano dentro e ci trovano armadi pieni di mitra e di volantini delle BR. È il famoso covo di Via Gradoli, che esiste come a Roma, dove viveva Mario Moretti, uno dei registi del sequestro Moro. Quelli che dicono che le coincidenze non esistono hanno cercato di spiegare questa faccenda che, come vedete, è tutta abbastanza folle, dall'idea di fare la seduta spiritica, all'idea di parlarne al Ministero, al fatto che il Ministero ordini il rastrellamento su quella base, al fatto che poi Gradoli esiste davvero, ma è una via e non è un paese. Quelli che dicono che le coincidenze non esistono, dicono. All'Università di Bologna, eh? eh. l'autonomia operaia era molto forte, c'erano molti ambienti contigui alle BR. Quei professori avevano sentito qualcosa. Forse loro stessi non hanno capito, han sentito gradoli, hanno pensato al paese mentre invece era la via. Ma quei professori volevano comunicare qualcosa alle autorità. E volevano farlo di nascosto, senza che si sapesse da che parte arrivava questa informazione, coprendo le loro fonti. Perciò, dice qualcuno, si sono inventati la seduta spiritica per comunicare clandestinamente questo nome cruciale alle autorità. Ecco, fin qua, fin qua abbiamo parlato di persone che in una situazione del tutto normale all'improvviso invece si trovano costrette a comunicare clandestinamente. Ma in realtà c'è chi invece deve muoversi in clandestinità e comunicare clandestinamente, come dire, a tempo pieno, professionalmente. Le BR, per esempio, vivevano così. I militanti regolari, come li chiamavano loro, delle BR, vivevano in clandestinità con nomi falsi, documenti falsi e quando dovevano comunicare con l'esterno si ponevano il problema di farlo appunto senza farsi scoprire. Le BR comunicano con l'esterno, per esempio, durante il rapimento Moro, con enorme frequenza. Appena rapito Moro, vogliono pubblicare il loro primo comunicato, poi seguiranno altri comunicati, ve lo ricordate, e poi Moro comincerà a scrivere le sue lettere alla famiglia, ai colleghi, ai compagni di partito. E anche queste lettere di Moro, le BR le vogliono, le vogliono come dire, pubblicare. Ma come fare esattamente? Non è così semplice. Il primo comunicato delle BR appena rapito Moro loro vogliono far arrivare al messaggero. Vogliono che sia pubblicato sul giornale senza che la polizia lo intercetti e magari proibisca di pubblicarlo. Allora si va a un telefono pubblico. Si chiama il centralino del messaggero e si dice: "Guardate che nel tal posto c'è un comunicato delle BR. Il tal posto deve essere un posto che è stato scelto accuratamente e dove pochi minuti prima di telefonare qualcuno è andato a nascondere la busta. Nel caso del primo comunicato delle BR, la busta viene nascosta nel sottopassaggio di Largo Argentina, a Roma, dove all'epoca, pare, c'era una macchina pubblica per fotocopie a moneta. All'epoca c'era anche questo, evidentemente non era molto usata però. Su questa macchina pubblica per fotocopie nel sottopassaggio, le BR mettono una busta col primo comunicato. Lo coprono con un fascio di giornali vecchi. Poi chiamano il centralino del messaggero dicendo di andare a prendere la busta. Riattaccano di corsa, tutto dalle cabine pubbliche, sotto gli occhi del mondo. Tornano a casa, aspettano. Il giorno dopo corrono a comprare il messaggero. Sul messaggero non c'è niente. Com'è, come non è? richiamano il centralino del messaggero e lì gli dicono ma noi non l'abbiamo trovata, i brigatisti devono aver bestemmiato a sufficienza a quel punto, gli rispiegano esattamente dov'è la busta, a questo punto dal messaggero mandano di nuovo uno che va nel sottopassaggio e stavolta trova la busta col primo comunicato delle BR. Dopodiché al messaggero si spaventano, chiamano la polizia, gli raccontano tutto. La polizia arriva e li porta tutti in questura perché avrebbero dovuto già il giorno prima avvertire magari, ecco, e invece. A questo punto le BR decidono di prendere maggiori precauzioni perché i messaggi arrivino a destinazione. Il secondo comunicato lo sistemano in un posto che chi è di Roma conosce bene e dove stavolta i giornalisti del messaggero non possono perderlo. Lo mettono dietro le bacheche del messaggero che ci sono davanti all'ingresso del giornale, dove la gente si ferma di solito a leggere l'ultimo numero. Lo infilano lì, telefonano. E poi per settimane e settimane... Le BR continuano a trasmettere messaggi e lettere di Moro, ora chiamando i giornali, ora chiamando la famiglia, ma poi la famiglia ha il telefono controllato, allora si chiama l'assistente universitario di Moro oppure un prete, un altro, sempre sperando che la polizia non stia controllando anche quella linea. E c'è tutta una rete di luoghi, si potrebbe, fare, ecco, si potrebbe fare una cartina di Roma segnando tutti i punti in cui le BR hanno nascosto... Un loro messaggio. In una città immensa come Roma, è una cosa curiosa, nessuno gliel'ha mai chiesto, credo. Stavano sempre in centro. A piazza Sant'Andrea della Valle, dietro l'edicola dei giornali, fra l'edicola e il muro. A piazza del Gesù, addirittura dove c'era un negozio che adesso non c'è più, un negozio storico di tessuti, business-uomo, davanti a business-uomo c'era un cestino della, della carta straccia, in quel cestino si mette la busta. Alla galleria Esedra, sotto lo stuoino di un negozio accanto alla pasticceria Dagnino, che c'è ancora quella. A Viale Trastevere, davanti al Cinema Reale, anche quello c'è ancora, dietro la macchinetta per le fototessere. A Piazza Risorgimento c'è una cabina dei vigili urbani, la busta sotto la cabina. A Piazza Augusto Imperatore c'è il capolinea dei pullman dell'Atac, sotto il casotto dell'Atac. Via Nazionale, un negozio, la busta è infilata fra la serranda e il vetro della vetrina. E fa abbastanza impressione pensare che in quelle settimane in cui Roma e tutta l'Italia sono setacciate continuamente con migliaia di posti di blocco e di perquisizioni ogni giorno, Quasi tutti i giorni c'era un brigatista o una brigatista che nel pieno centro di Roma infilava una busta sotto un'edicola, sotto un casotto dei vigili, sotto uno stuoino e ogni volta riusciva a farlo e poi spariva e nessuno si è mai accorto di niente. Ecco, dicevamo che i terroristi in clandestinità devono sviluppare le loro tecniche di comunicazione clandestina, un altro tipo di persone che devono fare la stessa cosa, ovviamente, sono gli agenti segreti, le spie. E nel caso delle spie, c'è un tipo di comunicazione in particolare che è il più delicato e che richiede la massima attenzione. È quando bisogna contattare qualcuno e non ci si conosce. È una cosa che succede molto spesso. Arriva un emissario dal centro portando nuovi ordini, oppure una busta di soldi, perché anche i finanziamenti ovviamente vanno gestiti, o è stato contattato un potenziale nuovo agente, bisogna dargli le istruzioni per incontrare il suo contatto. Ecco, tutte queste cose le abbiamo presenti no? dai romanzi e dai film di spionaggio. Ora, la cosa affascinante è questa, che tutti quei trucchi che noi appunto siamo abituati a trovare, nei film e nei romanzi e che anzi magari ci fanno pensare a questo punto a un film di serie B o magari ai film della Pantera Rosa e dell'ispettore Clouseau, ecco, tutti quei trucchi le spie li usano davvero. Vi faccio qualche esempio tratto dalla storia di una forse la più importante rete di spie nella prima metà del Novecento. La rete di spie che un giornalista tedesco, il dottor Richard Sorge, impiantò a Tokyo negli anni 30 e che continuò a funzionare fino a quando la polizia segreta giapponese non lo scoprì nel 1941, una rete di spie che per una decina d'anni trasmise informazioni riservatissime da Tokyo a Mosca. Il dottor Zorghe e tutti i suoi agenti erano comunisti convinti che facevano quella cosa per puro idealismo, soldi ce n'erano pochissimi e hanno trasmesso a Stalin una quantità di informazioni di enorme importanza sulla politica giapponese e sulla politica tedesca, alla vigilia e dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ora, se uno studia il funzionamento della rete di agenti del dottor Sorge, si imbatte continuamente, appunto, in quelle situazioni che noi troveremmo più a posto, appunto, in un film di serie B. Sorge, nella sua rete, per esempio, ha bisogno di un telegrafista. E deve farselo venire dall'Europa. Gli mandano un comunista addestrato in queste cose dall'Europa. Si chiama Max Clausen. È un tedesco di Amburgo, la città più rossa della Germania. È stato radiotelegrafista durante la prima guerra mondiale nell'esercito del Kaiser. Poi, dopo la guerra, è di Amburgo. Si è imbarcato su un peschereccio come radiotelegrafista. Lì sul peschereccio lo contatta un agente comunista. E gli chiede se è disposto a lavorare per la causa. Max Clausen dice sì, gli interessa. Allora gli danno un biglietto di prima classe per Mosca e un romanzo di Thomas Mann. E gli dicono: Dentro il romanzo c'è la tua destinazione. In viaggio nello scompartimento di prima classe, Max Clausen apre il romanzo e trova che ci sono delle pagine segnate e un codice. È un codice semplicissimo. Lui lo decifra abbastanza facilmente, un altro magari non ci sarebbe riuscito. Evidentemente alla, come dire, al servizio segreto dell'Armata Rossa hanno pensato, se non riesce neanche a decifrare questo codice è inutile che ce lo prendiamo. Max Clausen decifra il codice, c'è un indirizzo a cui deve presentarsi a Mosca. A partire da quel momento fa parte dei servizi segreti sovietici e andrà in missione prima in Cina, a Shanghai e poi più tardi a Tokyo. Dove si unirà alla rete del dottor Sorghe, quando lo mandano a Shanghai, gli danno queste istruzioni. Gli fanno vedere la foto di un uomo e gli dicono: Quest'uomo ti aspetterà ogni giovedì alle 5 al bar del Palace Hotel a Shanghai. Tu dovrai avere una copia dello Shanghai Times nella sinistra e una pipa nella destra. A quel punto vi riconoscerete. E vi scambierete le seguenti frasi convenzionali e allora saprai che è veramente lui. Lui ti darà le tue istruzioni. Un'altra volta, quando lavorava a Tokyo con Zorge, Clausen viene rimandato a Shanghai a portare dei microfilm. Le istruzioni sono queste. Andare al caffè del Palace Hotel. C'era un solo hotel dove andavano gli stranieri a Shanghai. Immagino che se la polizia avesse dato un'occhiata, ma comunque. Andare al caffè del Palace Hotel. Mettere sul tavolino un libro verde a sinistra e cercare un altro uomo nel caffè che avrà un libro giallo a destra. Non dovete parlarvi, ma guardarvi bene in modo da riconoscervi. Poi la sera dovevano incontrarsi in una certa via, Max Clausen vedendo l'altro doveva avvicinarsi, chiedergli un'indicazione stradale. L'altro gli avrebbe risposto, a quel punto possono scambiarsi i microfilm e i soldi. Ultimissimo esempio, ma sono tutti uguali, lo vedete. Eh, vi incontrerete in un ristorante. Uno di voi avrà un sigaro spento, l'altro avrà una pipa spenta. Quando vi individuate vi guardate negli occhi, poi quello col sigaro lo accende, quello con la pipa la accende. Tempi beati in cui si poteva accendere il sigaro al ristorante. Allora a quel punto siete sicuri che siete voi due. Uscite, andate nel parco, eccetera, eccetera, eccetera. E come dire, come vedete, non si, è difficile inventare qualcosa che non suona inventato da un romanziere, ma in questo caso la realtà storica funzionava davvero così e probabilmente funziona tuttora così. Ben inteso. Questo quando veramente devi comunicare in queste situazioni pericolose in cui devi contattare qualcuno che non conosci e allora fai le cose di nascosto con tutte queste precauzioni. Ma leggendo un po' come funzionava appunto qual era il modus operandi di questa spia straordinaria il dottor Zorge, la cosa che viene fuori più fortemente è che in realtà quello che salva chi vive una doppia vita è di fare il meno possibile le cose di nascosto. Il dottor Zorg viveva a Tokyo col suo vero nome, accreditato come giornalista esperto di cose giapponesi, quindi nessuno si stupiva se cercava notizie, informazioni e così via, e per tutti quei dieci anni ha cercato di non fare quasi mai cose che non dovevano essere viste da altri. Le rare volte che ha dovuto farlo si è messo nei guai. Una volta deve tornare a Mosca personalmente. Per prendere istruzioni importanti, hanno bisogno che lui vada là. E il Giappone è un paese nemico. Siamo ancora negli anni 30, in tempo di pace. Ma Unione Sovietica e Giappone sono paesi ostili che non intrattengono rapporti. Il dottor Zorg è ufficialmente un giornalista tedesco iscritto al partito nazista, amicissimo dell'ambasciatore tedesco a Tokyo. Quindi, non è che può partire e andare in Unione Sovietica. Perciò, parte per un viaggio negli Stati Uniti, col suo vero nome e il suo passaporto. Arrivato negli Stati Uniti, e vedete anche qui la capillarità di un'organizzazione. Troverà un agente che gli consegna un passaporto falso con un nome falso a suo nome. Il dottor Zorg prende il nome falso con il quale partirà per il Giappone. Prima di partire per il Giappone, siccome si ferma a lungo negli Stati Uniti, deve andare dal Sarto. Va dal Sarto a, a ordinarsi un vestito e usa il suo passaporto falso e dà il nome falso. Poi parte per l'Unione Sovietica, il che vuol dire imbarcarsi a New York per la Francia, e poi, arrivato in Francia, una settimana dopo prendere un treno, attraversare l'Europa e finalmente arrivare in Unione Sovietica. Il tutto col passaporto falso. Compie la sua missione a Mosca. Torna indietro sullo stesso percorso, col passaporto falso si reimbarca per l'America. Arriva in America. Finalmente la clandestinità è finita. Brucia il passaporto falso riprende il suo vero nome, Richard Sorge, e poi decide di fare un salto dal sarto per farsi fare un altro vestito. Va dal sarto, il sarto lo riconosce, ah, ma ci senti già lì, certo, sì, 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 benissimo, benissimo, allora il vestito, a che nome è il vestito? Richard Zorge. Il sarto lo guarda e gli dice, ma tre mesi fa lei aveva un altro nome. Dopodiché gli strizza l'occhio. E il dottor Sorge annota: noi abbiamo i verbali dei suoi interrogatori da parte della magistratura giapponese, una fonte straordinaria, ha raccontato un'infinità di cose. Sorge dice: negli Stati Uniti la gente non trova strano che la stessa persona usi due nomi diversi. In effetti molti di voi, quelli della mia generazione, si ricordano di un, di un vicepresidente degli Stati Uniti che si chiamava Spyro Agnew, eh, il vicepresidente di Nixon, e che quando era arrivato in America si chiamava Spiros Anagnostopoulos. Quindi effettivamente gli americani con i cambiamenti di nome si fanno meno problemi di noi. Anche i brigatisti rossi usavano nomi falsi. I loro militanti, come dicevamo, sono tutti clandestini. Per loro, diversamente dalle spie, i problemi sono minori, non hanno quasi contatti con l'esterno. Anche per i brigatisti, i rari casi in cui bisogna avere per forza contatti con qualcuno che non fa parte della rete sono i momenti più pericolosi. C'è un caso che riguarda una brigatista famosa, Adriana Faranda. Adriana Faranda, quando è entrata in clandestinità, aveva una bimba di sette anni che ha lasciato con la mamma. Quale mamma intuiva, ma insomma non sapeva fino in fondo, chiaramente. Adriana quindi sparisce, ma non è che può restare senza più vedere la, la bimba. Quindi ogni tanto prende contatto con la mamma e si incontrano in un parco, come al solito. Ma il problema è prendere contatto con la mamma, perché nel momento in cui Adriana Faranda è andata in clandestinità, è conosciuta dalla polizia, è schedata e quindi il telefono della mamma è controllato. Perciò ogni volta che Adriana sente veramente il bisogno di rivedere la bambina e corre il rischio, telefona non alla mamma, ma a una vicina di casa, oppure al portiere. Ogni volta con una scusa del tipo ho provato a cercare la mamma, ma il telefono di casa è guasto. Ho provato a cercare la mamma, ma è sempre occupato. Mi fa il piacere di andarla a chiamare un momento. E in questo modo correndo ogni volta ovviamente il rischio che qualcuno si insospettisca, riesce a chiamare la mamma evitando quella linea telefonica che la polizia controlla. Anche qui è chiaro che il principio di sorghe è giusto, le cose le devi fare se possibile alla luce del sole, quando le devi fare di nascosto è il momento in cui corri dei rischi. E così le BR quando rapiscono Moro e lo chiudono in una cassa di legno preparata apposta per il trasbordo poi quando lo faranno uscire, Mario Moretti si ricorda che gli hanno chiesto scusa perché il cassone era scomodo, ma non potevano fare diversamente, sono quelle stranezze della natura umana. Comunque l'hanno chiuso in questo cassone su un furgone, però il furgone non porterà il cassone con Dentro Moro all'appartamento di Via Montalcini dove è stata preparata la camera segreta per tenerlo sequestrato, no. Il furgone desterebbe sospetti in Via Montalcini, bisognerà arrivare lì con la macchina dei brigatisti che abitano in quell'alloggio, sotto falso nome che i vicini di casa conoscono come bravissime persone, quindi quella macchina non insospettirà nessuno. Quindi bisogna trasbordare il cassone con dentro Moro dal furgone alla macchinina di Laura Braghetti che è l'affettuaria dell'alloggio. Dove si fa questo trasbordo? Ovviamente sotto gli occhi di tutti. Si fa nel parcheggio della Standa dei Colli Portuensi. Che è il grande parcheggio di un grande magazzino dove non si vede altro che gente che trasporta colli e carica e scarica roba su macchine e furgoni. E perciò, sotto gli occhi di tutti, il trasbordo di una cassa da un furgone a una macchina non suscita nessuna, nessun sospetto. È lo stesso motivo per cui, quella mattina, del 16 marzo 78, in via Fani, i quattro brigatisti del gruppo di fuoco. Che doveva attaccare la scorta di Moro, si sono travestiti da piloti dell'Alitalia. Questa cosa ha suscitato moltissimi sospetti. Tutta una dietrologia perché si è detto: se si sono messi in divisa, è perché non si conoscevano e dovevano essere sicuri di riconoscersi. Se non si conoscevano è perché ha partecipato all'agguato un super killer. Qui le piste ovviamente si differenziano, mandato dalla Germania Est, da Israele, dagli americani, dai palestinesi, dai nostri servizi. Eh, ecco, in realtà i brigatisti che hanno sempre detto, ma siete matti, il super killer, ma figuratevi un po', eravamo noi. E i quattro che dovevano sparare si sono vestiti da piloti dell'Alitalia, perché dovevano stare lì a quell'angolo di marciapiede fra via Fani e via Stresa quella mattina... E, la, e Moro di solito era puntuale, ma insomma non è che potevi essere sicuro che arrivasse al minuto spaccato. Loro si trovano lì un po' prima e immaginate cosa si può pensare negli anni di piombo, vedendo quattro giovanotti che se ne stanno fermi in piedi a un angolo di strada. Perciò i brighettisti hanno detto: no, no, loro saranno vestiti da piloti all'Italia, tutti li vedranno e nessuno li noterà perché quattro piloti in divisa avranno un loro motivo per starli, staranno aspettando il pulmino che li porta all'aeroporto, e perciò è molto più sicuro renderli vistosi con questo travestimento. Poi naturalmente, come dice la legge di Murphy, se qualcosa può andare storto, ecco, succede. Ci sono questi quattro piloti dell'Italia con i loro borsoni, dentro i borsoni i mitra, sotto gli impermeabili i giubbotti antiproiettile, sono lì in quattro fermi sul marciapiede. Passa una signora, vede quattro piloti dell'Alitalia, le viene in mente che doveva giusto chiedere delle informazioni sui voli. Perciò li abborda e comincia a chiedere informazioni e i quattro con grande fatica riescono a liberarsi di lei. E... Ecco, questo comunque è il paradosso di un travestimento che funziona, non perché ti rende invisibile, ma perché ti fa notare dalla gente. E poi ci sono invece i travestimenti che devono renderti davvero irriconoscibile. E lì l'epoca del terrorismo è stata veramente l'epoca d'oro dei travestimenti, perché era l'epoca dei baffi e delle barbe. Già oggi non sarebbe più così semplice, ma insomma in altre epoche sarebbe stato impossibile. Invece in quell'epoca lì è pieno di giovanotti con i baffi, la barba, solo i baffi, tutte e due oppure niente. E ogni brigatista clandestino ha le sue brave fototessera con baffi e barba, con solo i baffi, senza niente e ha i suoi documenti falsi con baffi e senza baffi. E la cosa funziona talmente bene che quando il pomeriggio del rapimento Moro, il ministro Cossiga comunica alla stampa un elenco di 20 ricercati che sono considerati i possibili responsabili del rapimento di Moro. E questa è una storia che si può raccontare in due modi in realtà, perché tra quei 20 ricercati ci sono 5 dei brigatisti responsabili del rapimento, fra cui tutti e quattro i membri dell'esecutivo nazionale delle BR. Quindi il Ministero dell'Interno le sue informazioni le aveva e anche abbastanza precise. Però poi al tempo stesso ogni organizzazione umana fa degli errori e gli errori poi vengono subito notati. Fra quei 20 nomi... C'erano due persone che erano già in carcere e il ministro non lo sapeva. Ce n'era uno che in realtà era un informatore dei Carabinieri. E altre due di quelle 20 persone sono tutte e due Prospero Gallinari, col nome vero e coi baffi, col nome falso e senza baffi. E già questo fatto di mettere o togliere i baffi fa sì che sulla foto segnaletica nessuno si era accorto che era la stessa persona. Ecco, se ci pensate... Questa cosa del potersi travestire con barbe, baffi e così via era una cosa riservata ai maschi. Era una possibilità in più che avevano i maschi. Le donne non ce l'avevano. Puoi cambiare pettinatura, certo, tante cose, ma la barba e i baffi no. Eppure, anche così, benché ci fossero foto segnaletiche di tutti quanti, nessun brigatista o nessuna brigatista è stato mai catturato perché qualcuno l'ha riconosciuto sulla foto segnaletica, anzi. C'è una storia straordinaria che riguarda proprio Adriana Faranda. Adriana Faranda a un certo punto, viene, loro vengono a sapere che Adriana è stata identificata e la stanno ricercando attivamente e tutte le volanti hanno la sua foto, con l'ordine di tenerla sul cruscotto. La Faranda è un po' preoccupata. Poi decide di prendere il toro per le corna. Camminando per Roma vede una volante ferma, dà un'occhiata, hanno la sua foto, però lei questa foto... Ha già capito che le assomiglia molto poco in realtà, eh, ma vuole tranquillizzarsi definitivamente. Si avvicina a questa volante dove c'è la sua foto sul cruscotto e chiede un'informazione al poliziotto alla guida. Il poliziotto chiacchiera con lei, le dà l'informazione e lei se ne va. Ne consegue che, appunto, anche il fatto di non potersi mettere i baffi finti non era quel gran problema, con le foto non ti riconoscono. Le donne invece hanno altri problemi per vivere e comunicare in clandestinità, per mantenere delle connessioni in clandestinità. Hanno dei problemi che gli uomini non hanno. E io vorrei concludere raccontandovi alcuni casi di questi problemi che riguardano, appunto, che hanno riguardato storicamente donne che vivevano in clandestinità. Sono banalità, eh? ma uno non ci pensa. Ancora uno che riguarda Adriana Faranda. In pieno sequestro moro, la Faranda sta tornando a casa da una riunione clandestina. Attraversa Villa Borghese. Adriana Faranda è una bellissima ragazza. Un ragazzo la vede e comincia a tampinarla. Adriana Faranda dice: Non rompere, sto andando dal mio fidanzato. Il ragazzo non ci crede, continua a starle dietro. Per tutta Villa Borghese. Il ragazzo si appiccica a Adriana Faranda cercando appunto di attaccare bottone e di strappare un numero di telefono, un appuntamento. Adriana non ne può più. Quando arrivano al Museo di Arte Moderna, Adriana si ferma e gli dice: Lo racconta lei: ho proprio perso le staffe, gli ho urlato di andarsene e di lasciarmi in pace. In quel momento passa una macchina della polizia che si ferma e i poliziotti dicono: Signorina, ha bisogno di aiuto? Succede qualcosa? Il ragazzo se la fila. Adriana dice anche ai poliziotti, no, non ho bisogno di niente, grazie. I poliziotti, Adriana è una bellissima ragazza, rimangono lì e cercano anche loro di attaccare discorso. Finalmente se ne vanno e Adriana racconta per tutto il tempo, non ho smesso di pensare alla pistola che tenevo nella borsetta. Dopodiché, ho ancora due minuti, vi racconterei ancora qualche esempio dei problemi che incontra una donna in clandestinità facendo riferimento a un'altra vicenda, simile sotto certi aspetti, per altri molto diversa. È la vicenda dei ragazzi che nella Roma dell'autunno del 43, dopo l'occupazione tedesca di Roma, vanno in clandestinità e formano i GAP. Sono quelli che poi faranno una serie di attentati contro i tedeschi, culminati in quello di Via Rasella, ma tanti altri ne hanno fatti prima di quello. Nei GAP ci sono anche delle donne, una si chiama Carla Capponi. Carla Capponi è una signorina di buona famiglia, sarebbe la contessina Carla Capponi, ma la famiglia è decaduta, impoverita. Eh, un altro ragazzo dei GAP, Franco Calamandrei, il figlio di Piero, eh, racconta nelle sue memorie, che quando l'ha incontrata, questa ragazzina appunto di buona famiglia che parlava con la remoscia e si grattava i pidocchi che aveva preso dormendo in cantina in clandestinità insieme ai compagni. Carla Capponi, che dopo la guerra sarà deputato del Partito Comunista e ha scritto un bellissimo libro di memorie. Racconta cosa poteva succedere a una ragazza perché era una ragazza che viveva in clandestinità. Un giorno sta distribuendo manifestini antinazisti, li lascia negli androni dei palazzi, li infila nelle buche delle lettere. Li ha quasi finiti. E nell'androne di un palazzo con questi ultimi manifestini comunisti, entra un signore. Lei sul momento per nascondere questi manifestini finge di avere un malore, si china, naturalmente il signore si avvicina, anche Carla Capponi è una bellissima ragazza, il signore si avvicina, le fa signorina, sta male, ha bisogno di aiuto, cioè, no, 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 grazie, non ho bisogno di niente, non ho bisogno di niente, ah ma non è possibile, dai, venga a bere un bicchiere d'acqua, no, 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 non ho bisogno di niente, sempre con i manifestini comunisti, non, so, ecco. non ho bisogno di niente assolutamente, no ma non è possibile, aspetti le porto qualcosa, il signore entra nell'alloggio lì di fronte, lei non fa in tempo a andarsene. Il signore esce con un bicchierino di Fernè. Carla non ha mai bevuto in vita sua, manda giù il bicchierino di Fernet, dicendosi: oh, Vabbè, ho trovato quello che mi, vuole, che mi vuole sedurre, adesso come faccio a togliermi. Il signore si china su di lei, dall'alito, Carla capisce che anche lui si è bevuto un bicchierino di Fernè in casa rapidamente. E le dice: Guardi, signorina, se lei ha dei problemi da risolvere, io la posso aiutare, io sono un medico. E Carla capisce che lui, vedendola che stava male, ha pensato che fosse incinta e che fosse in cerca di un modo per abortire. E le stava proponendo quello. Ecco, queste sono cose che a un partigiano non capitavano, a un partigiano maschio, evidentemente, non capitavano. Mentre a Carla capita che, mentre vive in clandestinità, dormendo in cantina, coi pidocchi, con gli abiti che le cadono addosso perché non ti puoi mai cambiare, ecco, un giorno qualcuno le regala un profumo. È un ricordo della vita di prima. Carla se lo mette subito e vanno in azione a far saltare dei camion tedeschi. Durante l'azione, i compagni le dicono: Carla quel profumo non te lo metti più, perché è così forte che ci riconoscono di sicuro e ci seguono fino a casa. Ultima cosa. Il giorno dell'attentato di Via Rasella, la postazione di Carla Capponi. Che ha un impermeabile e deve usarlo per permettere a Rosario Bentivegna, che ha messo la bomba, di travestirsi e fuggire. Carla Capponi si mette ad aspettare in un luogo che abbiamo già menzionato: corsi e ricorsi, le bacheche del Messaggero. Carla aspetta quel mattino dell'attentato di Via Rosella davanti alle bacheche del Messaggero, legge il giornale, c'è l'eruzione del Vesuvio. Eh, è molto interessante, lei legge tutto l'articolo, poi si accorge che è tardi. Quel giorno la colonna tedesca, ve lo dico per capirci, tarderà moltissimo, quindi ci sarà una lunga attesa. E davanti al portone del messaggero ci sono due poliziotti in borghese di guardia. I quali vedono questa bella ragazza che sta lì e non se ne va. E dopo un po' va a sapere se sono poliziotti che si sono insospettiti, va a sapere se sono giovanotti che hanno visto una bella ragazza, vanno lì e attaccano discorso. E Carla deve spiegare che no, lei sta aspettando il fidanzato, vedi l'impermeabile. Ecco, ho portato l'impermeabile al mio fidanzato. Ma davvero, signorina? Sì, davvero, davvero. E poi si allontana. E quelli continuano a tenerla d'occhio, però. E quando, un istante prima che la bomba esploda... Rosario Bentivegna risale via Rasella e si incontrano e lei gli dall'impermeabile e si volta a guardare e vede che i due poliziotti li stanno guardando e cominciano a attraversare la strada verso di loro. E anche Carla Capponi ha la pistola nella borsetta e fa per impugnarla. In quel momento passa l'autobus e loro due riescono a svoltare l'angolo e a perderli di vista. Un attimo dopo via Rasella esplode e i problemi diventano altri. Ecco per dire dei problemi diversi che la clandestinità comporta per uomini e donne e anche per dire un'altra cosa. Pensate a com'è stratificata la storia di una città come Roma, dove anche soltanto nel Novecento c'è questa rete di luoghi che sono stati importanti per fatti che sono fatti storici a tutti gli effetti. E, e però io chiudo davvero adesso con un'ultimissima cosa, tornando a un'altra cosa che ho accennato prima. Ricordate il covo di Via Gradoli. Che viene scoperto durante il sequestro Moro, covo di Via Gradoli, dove abitavano Mario Moretti e Barbara Balzerani. È stato fatto l'inventario delle cose trovate in Via Gradoli, e io volevo leggervelo perché è una dimostrazione straordinaria di come la vita di chi vive in clandestinità, facendo cose che non può rivelare a nessuno al tempo stesso condivide tutti gli aspetti della normalità delle persone qualunque. Ecco, è l'ultima connessione che volevo sottolineare, la connessione fra la clandestinità e la normalità. Perché nel covo di via Gradoli, in camera da letto, un cassetto come da verbale della polizia, un cassetto dell'armadio contiene una pistola mitragliatrice, un fucile da caccia, una pistola calibro 6.35 cromata, una pistola RFCK brunita, Altra pistola RFCK cromata, una pistola beretta calibro 22, scatole di cartucce di vario calibro, eccetera, eccetera. Ed è solo l'inventario di un cassetto. Però naturalmente nel frigo ci sono salame, mortadella, provolone, barattolo di marmellata, scatole di Dadi Star. Nel bagno ci sono un giubbotto antiproiettile e una borsetta di plastica contenente un SSR da donna. C'è il Corriere della Sera del giorno prima, aperto alla pagina della cronaca del ciclismo. Moser ha vinto la Parigi Roubaix. Ci sono libri gialli, libri di fantascienza, fumetti di Charlie Brown, ma anche l'elenco di tutti i senatori della settima legislatura. Targhe di auto rubate, divise e palette della polizia, pacchetti di sigarette, Gauloise, Caporal, MS. Fermacapelli da donna, creme per la pelle, matite da trucco. Un mazzo di carte da poker, l'organico completo della DC romana con indirizzi e numeri di telefono. Tre confezioni di pasta corta marca Barilla, due di marca Buitoni, Pomodori Star, Piselli De Ricca. E la connessione tra la normalità e la clandestinità. Grazie.